Buonasera a tutti e a tutte. Sono molto felice di potervi dare il benvenuto a questo Laravel Day Pre-Party. Per chi ancora non ci conoscesse, siamo GRUSP, siamo un'associazione che è nata nel 2003 e abbiamo iniziato a organizzare eventi in ambito di sviluppo web, prevalentemente iniziando con PHP e poi abbiamo esteso tutte le buone pratiche dello sviluppo web. Organizziamo quasi una dozzina di conferenze l'anno, da front-end, back-end, pratiche DevOps, anche user experience e CSS. Ma vorrei lasciare il palco ai nostri supporter che hanno coorganizzato con noi questa edizione di Laravel Day e si sono occupati interamente dell'organizzazione di questa live. Quindi chiamo sul palco Alessandro Cappellozza, Alberto Buonasera a Pieripolli e il tutti. Gala. Ciao. Ciao Ciao. ragazzi. Buonasera. Benvenuti e grazie di essere qui con noi questa sera. Anzi, grazie di aver organizzato questo Laravel Day Pre-Party. Io non voglio rubarvi oltre lo stage, il palco è assolutamente completamente vostro, quindi mi eclisso e torno giusto per i saluti finali e tutta la gestione a voi. Grazie. Ciao. Grazie. Bene, ragazzi. Eclissata, ma avremo bisogno che ci mostri anche un po' che di slide. Regia! La regia. Abbiamo già bisogno subito di supporto. Oh, ecco qua, Perfetto, perfetto. grazie. Bene, vai con le presentazioni. Beh, possiamo partire direttamente. Parto io, se volete. Forse in ordine alfabetico vengo prima, facciamo così. Allora, beh, mi conoscete già, io ho fatto lo speaker diverse volte come Filippo in alcuni Laravel dei passati. L'anno scorso ho aiutato a coorganizzare il Laravel Day, quest'anno che dovevamo tornare e speravamo tanto e siamo riusciti a tornare in presenza, ovviamente servivano più forze e quindi per me sono uniti Alberto e Filippo, che conoscete comunque già dalla community. Lascio la parola a loro intanto. Ciao a Ritorni. tutti, sono Alberto Peripolli, un freelance che si occupa principalmente di Laravel. Sono abbastanza attivo in varie community e sono relativamente giovane nella community di Laravel Italia e sto cercando di dare un po' di supporto e dare un po' di conoscenze, quelle poche conoscenze che ho, di condividere con gli altri. Bene, allora tocca a me a questo punto. Ciao a tutti, io sono Filippo, anche se praticamente il mondo intero mi conosce come il Gala, cioè il mio soprannome e diminutivo del mio cognome. Sono attualmente impegnato come backend tech lead in JobTech e per quanto riguarda la community di Laravel Italia, tutto quello che è l'evento Laravel Day e via dicendo, sto cercando di dare supporto, beh, al Laravel Day in verità appunto ho già partecipato come speaker, questo è il primo anno in cui anche io do un supporto un po' più sostanzioso, non solo esclusivamente portando quello che spero sia un talk molto interessante. E mentre per quanto riguarda la community di Laravel Italia, praticamente sono dentro da, non dico sempre, ma quasi, più o meno altalenante a seconda del lavoro, a seconda del periodo. Ma cerco anche io come Epac, come Alberto, come bene o male tutti i partecipanti a questa community di dare il mio supporto, di portare del valore aggiunto che sia dal semplice dare una mano a qualcuno che non sa esattamente cosa stia succedendo al suo codice, ma anche portando esempi, portando tutto quello che può essere un contributo in termini di conoscenza e di crescita della community. E ovviamente siamo qui come vostri intrattenitori in questo pre-party, quindi se tutti quanti si stanno domandando cos'è il pre-party, ce lo spiega Epac. Oh, direttamente. Allora, beh, Preparty è un'idea intanto di Alberto, a quale bisogna dare il merito di essersi veramente impegnato tantissimo per questo evento. In questo evento presentiamo velocemente,
in una finestra temporale di un'oretta, i talk, i workshop, le varie iniziative che ci saranno anche alla Ravel Day, un po' la community, le community in realtà, come vediamo tra poco, e alla fine ci sarà un quiz in cui regaleremo ricchi premi, quindi licenze di vari software, ovviamente legati a Laravel, ma lo scopriremo dopo, lo lascerò dire ad Alberto. E ci saranno gli interventi anche di diversi speaker che ci saranno alla Ravel Day, che presenteranno il loro talk. Sono presenti la maggior parte, qualcuno purtroppo non può essere presente e quindi ha registrato un piccolo video che vedremo assieme. Se vuoi aggiungere qualcosa, Alberto, volentieri. No, ha detto tutto quanto. Andiamo pure avanti. Avanti! Allora, la community voi la conoscete bene, diciamo, ecco, la community di Laravel è nata un po' di anni fa per mano di Francesco Malatesta, che ha cominciato con Slack, poi con Facebook. Abbiamo ormai circa 1500 persone registrate, se non ricordo male, su Slack, circa 3000 su Facebook. Ovviamente hanno sistemi di fruizione completamente diversi. Slack è, come sapete, real time, mentre Facebook è più differito come tipo di approccio. Entrambi sono cresciuti moltissimo. Qua abbiamo anche un piccolo scorcio delle ultime domande che sono state fatte, tool molto utile, al quale, se non siete iscritti, vi invito a iscrivervi. Comprensivo anche degli altri canali in cui sono presenti community non direttamente collegate alla Ravel Italia. Infatti noi abbiamo intitolato questa slide la community in Italia e non strettamente la Ravel Italia, che è una parte di questa community, e che sono Telegram, che è un gruppo di quasi 200 persone, piuttosto attive anche loro, e da poco tempo anche LinkedIn, che è nato abbastanza da poco, non ha moltissime persone, non ricordo esatto quanti iscritti ci sono, chiaramente è un taglio più professionale. 400 quindi, mi pare, qualcosa, più di 400. E quindi è più legato a un taglio professionale, se vogliamo. Ecco. Quello che è più legato alla discussione, la condivisione di contenuti o alla richiesta di aiuto, sono più legati a Facebook, Telegram e Facebook, ovviamente. Ecco, da quest'anno stiamo cercando, e tra poco vi parlerà Alberto di un progetto che stiamo cercando di portare avanti per portare oltre a più persone, ma per portare più persone ovviamente servono i contenuti, serve valore, e su questo stiamo lavorando, come adesso vi parlerà Alberto. Prego. Ciao a tutti quanti. Manda avanti la slide, grazie. Io le dica. Ecco. Come diceva Alessandro, praticamente noi siamo sempre attivi in varie community e cerchiamo di rispondere a tutti. Però il problema è che queste risposte poi volano via nel tempo, nel senso che la chat è volatile, quindi non resta ben impresso una certa risposta. Quindi può capitare che molte volte ripetiamo sempre le stesse cose, oppure magari contenuti utili non vengono visti da tutti quanti. Quindi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di fare un blog centralizzante che possa raccogliere le nostre condivisioni, ok? Quindi i contenuti fatti da noi, ma che sia aperto a tutti quanti voi. Ovvero diamo la possibilità ad ognuno di creare un contenuto e di condividerlo. E questo per raggruppare in un hub centrale tutti i vari contenuti provenienti dalle varie community, che adesso sono quelle che ha appena elencato EPAC, ma potrebbero essere anche altre, perché adesso me ne vengono in mente altre due o tre che dobbiamo ancora contattare, però visto che non siamo 100 community, è bello fare una cosa tutti insieme, visto che noi lavoriamo tutti insieme nello stesso framework e ci piace usarlo. Quindi abbiamo coinvolto anche Filippo e anche Roberto Gallea in questa prima fase iniziale. Infatti vedrete, se entrate sul sito, alcuni contenuti, però
come abbiamo detto, come avevo detto, vai avanti nella slide. Certo. Speriamo che voi possiate creare del contenuto per tutta la community. Come si fa a creare il contenuto? Abbiamo fatto un sistema di un sito statico che tramite GitHub si può fare una pull request, inserire l'articolo e automaticamente noi lo validiamo e viene lanciato live nel sito. Quindi chiunque tramite una pull request e un file markdown può tranquillamente creare il contenuto da condividere. Questo secondo me è molto importante perché la community è importante. Il contenuto è difficile da fare, non sempre si ha tempo di seguire costantemente un sito, però essendo in tanti, più persone siamo, più si riesce a creare un contenuto costante nel tempo. Quindi vi esorto a iscrivervi alla newsletter che è nel sito, nella home page del sito c'è possibilità di mettere la mail, perché adesso lo vedete ancora un po' spoglio, non è ancora curato nella grafica, però in breve tempo vogliamo approfondire e metterci veramente di impegno, magari con vostro aiuto se ce lo date, e per dare una ricca quantità di contenuti sempre nuovi e interessanti. Ed in più, per chi si iscriverà alla newsletter, abbiamo previsto un piccolo regalo, che è sostanzialmente questo elefante che vedete nella slide, però nella versione italiana, che dobbiamo ancora finire di realizzare, però appena riesco a farlo ve lo giro. Quindi si potrà stampare, piegare e creare questo simpatico elefante. Andiamo avanti. No, prima aggiungo anche io una cosa, cioè ricordiamoci che per creare un nuovo articolo non serve essere degli editori. C'è tanta gente che approccia al mondo Laravel per la prima volta, quindi qualsiasi genere di articolo per persone che sono all'inizio della loro carriera come developer, piuttosto che guru che usano Laravel come noi da ormai un anno e mezzo e cercano di approfondire sempre di più, no, ovviamente non è un anno e mezzo, è molto di più, che utilizzano Laravel da più di qualche anno e vogliono approfondire temi legati proprio al funzionamento del framework, all'ottimizzazione del framework, il collegamento con strumenti di terze parti, insomma tutto quello che ruota intorno al mondo Laravel è benvenuto in questo nuovo blog. Ok, ora possiamo andare avanti. Giusto, ci sono anche sì, comunque vai, sì, vai. Vado avanti con il tuo discorso. Si possono fare articoli lunghi e approfonditi, ma ci sono anche articoli di tip, quindi se guardate quelli che ci sono già, che ho fatto io, ci sono cose brevi. Magari lavorando mi capita un caso che mi dico, ah cavolo, non me lo ricordavo, oppure potrebbe essere interessante. Per altri lo scrivo in mezz'ora ed è fatto. Non vorrei avere tutorial, papiri, cose che ci vogliono ore e ore da scrivere, insomma. Ecco. Se posso aggiungere anch'io qualcosa, sì, il blog si chiama laravel-news.it, mi mando un po' quello grosso, sperando che ci porti un po' fortuna, il sito era libero, quindi abbiamo senza moltissimo lancio di fantasia, abbiamo scelto un nome anche facile da ricordare. Sottolineo tutto quello che aveva detto sia Filippo che Alberto, si pubblica in maniera veramente molto semplice, perché è basato tutto quanto basato su Jigsaw, che è basato a sua volta su Laravel, compila un sito statico e fa tutto quanto tramite le action di GitHub, quindi basta una PR e gli articoli vanno direttamente online. È carino, se vi piace fare qualcosa anche per voi, prendete pure spunto, domandate quello che volete. Noi abbiamo già una piccola lista di articoli che andremo a scrivere. Io al solito sarò un pochino più orientato all'hosting, perché mi piace, cioè alla parte di DevOps, perché è una passione mia personale, Alberto di più alla parte di programmazione e Filippo alla parte di architettura. Sarebbe bello anche fare qualche articolo, come qualcosa ho già cominciato a buttare giù, su domande che possono venire fuori da Facebook, da Telegram, da Slack e così via, insomma. Quindi approfondire un po', buttare su, condividere magari qualche gist o qualche altro repository, quindi sentitevi completamente liberi, perché non è un luogo esattamente di ritrovo come sono le community, ma sono un luogo di condivisione della conoscenza e della maniera di risolvere problemi.
Sì, comunque ci potete scrivere e contattare nelle varie community e noi potremo darvi indicazioni. Sicuramente non occorre che, cioè, possiamo darvi una mano nei primi articoli, non serve che fate tutto da soli, insomma. E anche supporto o in generale darvi ascolto per nuove funzionalità o qualsiasi altra cosa, o anche semplicemente dei consigli da parte vostra su come migliorare il blog, su come migliorare i contenuti. Siamo aperti un attimino a tutto. Siamo in fase di partenza, diciamo che è la nostra piccola startup e quindi No come profit. tale, no profit, giusto? E come tale ha bisogno di più idee possibili per poter sbozzare. Ok. Vado avanti, altre Vai. cose da aggiungere? Perfetto, avevo già spoilerato perché pensavo che non dovessimo andare avanti con questo discorso. Comunque, Laravel Day 2022, parliamo un attimino dell'evento nel dettaglio di quando si terrà, di dove si terrà. Sappiamo tutti che Laravel Day è la conferenza che porta case study reali e best practice raccontate da persone appassionate e professioniste che usano Laravel. Sul sito web 2022.laravelday.it trovate tutte le informazioni in merito non solo all'evento stesso che si terrà giovedì 17 novembre, sia in presenza presso l'Hotel San Marco a Verona, sia online, quindi per chi è più tecnologico come noi in questo momento, che ci piace stare online e chiacchierare con le persone, può comunque raggiungerci acquistando il biglietto direttamente per la parte di conferenza online e seguire i talk comodamente. Magari mi immagino tipo il sottoscritto che ormai è perennemente in smart working, su un monitor la live dell'Aravel Day, sull'altro PHP Storm mentre finisco di sistemare o di correggere qualche bug. Detto questo, se vi interessa partecipare anche se vi interessa partecipare alla conferenza, ricordiamoci che appunto online su Eventbrite trovate i biglietti sia per la parte in presenza sia per la parte online. Ed essendo il Laravel Day il giorno prima del Vue.js Day, o, no, pardon, del Vue Day, non Vue.js Day, quindi anche lì sito web 2022.vueday.it, il GRUSP ha preparato una sorta di offerta speciale per chiunque acquisti il biglietto per la conferenza dell'Aravel Day. È possibile rispondere alla mail di conferma dell'ordine e richiedere un codice sconto del 15% per partecipare il giorno dopo anche a Vue Day. Quindi, diciamo, ci si porta a casa tutte e due le conferenze, i biglietti per tutte e due le conferenze, e la seconda, appunto, ha uno sconto del 15% per chi, appunto, partecipa all'Aravel Day. Per questa parte qui dovremmo essere a posto. Ho dimenticato qualcosa, ragazzi? Pare No. di no per questa prima parte. La seconda parte invece è un'altra novità che parte da quest'anno, sempre all'Arvel Day. In verità, da quello che ci raccontavano, è già stato messo in pratica anche in altre conferenze del GRUSP, cioè il Lightning Talk, che fondamentalmente è un sistema estremamente semplice per chi volesse proporre un talk da 5 a 10 minuti, quindi un talk abbastanza breve, e provare a buttarsi e salire come facciamo noi, mettersi in gioco durante la conferenza. Potrà salire sul palco e presentare il suo talk. Quindi magari, che ne so, avete pubblicato un nuovo package e volete parlare brevemente del package e di come funziona, piuttosto che avete una best practice che volete raccontare. Come volete, avete 10 minuti in cui siete protagonisti, avete la possibilità di salire sul palco e mettervi un attimino in gioco per chi è la prima volta che propone un talk, oppure per i più esperti avere comunque uno spazio a disposizione, 10 minuti a disposizione durante l'evento per proporre un talk lightning, appunto. Infine, niente, infine tocca a Grazie. EPAC.
passo la palla ad Epac. Ok, eccoci al momento dei contenuti che ci saranno alla Laravel Day, in realtà il giorno prima della Laravel Day. Sapete che bene che ci sono due workshop, uno di Roberto Gallea e l'altro di Alessandro Brugioni. Allora, quello di Alessandro Brugioni verte su Vue, voi sapete perfettamente che Vue è tight coupled, come si dice, no? Molto, molto accoppiato strettamente con Laravel, ci è nato quasi insieme, è un componente molto coccolato, è un first class citizen, come si dice, no? Come dicono quelli bravi, diciamo. E, sarà un talk rivolto a chi vuole sviluppare, vuole approfondire, scusate, un workshop orientato a chi vuole approfondire la parte di Vue, orientata alla creazione di SPA insieme a Laravel. Gli argomenti saranno diversi, perché passerete una giornata a vedere sia le parti di user experience, sia la parte prettamente di JavaScript e così via. Invece la parte che riguarda Roberto, Roberto ha approfondito e allargato quello che credo 2 o 3 anni fa aveva già presentato come un talk sul TDD, anzi vi invito ad andare a vederlo se volete un po' curiosare su quelle che potrebbero essere le tematiche che affronta. Lo conoscete già tutti quanti, Roberto Gallea è uno sviluppatore web che lavora per l'Università di Palermo, presenterà un workshop di TDD con Laravel, con una serie di aspetti di cui ci ha lasciato un video in cui ci racconta che cos'è di che cos'è che parlerà. Chiedo alla regia di mandare il video di Roberto. Ciao ragazzi, purtroppo oggi non posso essere con voi, ma ci tenevo comunque a farvi un saluto e a darvi appuntamento il 17 novembre alla Laravel Day a Verona. Vi ricordo inoltre il workshop che faremo il giorno prima, il 16 novembre, che sarà sul Test Driven Development, durante il quale vedremo come mettere in pratica la disciplina del Test Driven Development, quindi lo sviluppo applicazioni basato sui test, applicato al framework Laravel. Vedremo insieme quali sono gli strumenti e le tecniche che si utilizzano in quest'ambito, quindi PHP Unit, PEST, Mutation Testing. Vedremo come fare il mocking delle principali componenti di Laravel e una serie di trucchetti che possono essere utili per sviluppare applicazioni utilizzando questa metodologia. Allora, vi aspetto il 16 e il 17 novembre alla Laravel Day. Ciao a tutti, a presto e buono sviluppo. Scusate, no, anche lo stacchetto. Non lo aspettavo. Comunque tanta roba, cioè Roberto è sempre, ha questo modo di parlare poi molto pacato, molto, cioè ti mette, ti viene sempre voglia di seguirlo e come dicevi prima a proposito del talk che aveva fatto sul TDD, è veramente un talk molto bello, ma anche quello che aveva tenuto su Papà come nasce un container sì. L'anno scorso era... Sì, i suoi talk sono sempre molto interessanti e anche di alto livello. Beh, io posso dire che ho fatto il suo workshop 2 anni fa e ero appena entrato nella community, quindi credevo di essere bravo a programmare, in realtà mi sono accorto che era veramente scarso e mi ha servito molto, diciamo, il suo talk, perché spiega tutto in maniera molto, molto lenta. Lui è molto accademico, infatti sì, è molto sì, bravo sì. Da questo punto di vista. Vi ricordo che credo che avanzino 4-5 biglietti ancora per il workshop di Gallea, se non ricordo male, quindi se volete approfittarne, mi sa che è il momento. Ok, procediamo, prossimo passaggio. Tocca di nuovo a me, quindi ritorno per i consigli degli acquisti, consigli per gli acquisti. Abbiamo parlato del Laravel Day 2022, ma ricordiamo che da oggi, tra l'altro, se non sbaglio, regia dammi conferma nella chat, se non sbaglio è proprio da oggi che è partita la CFP per il PHP Day, quindi sì, mi danno conferma, quindi la Call for Paper per il PHP Day, e per chiunque volesse essere uno dei primissimi, se non il primissimo, ad acquistare il biglietto della conferenza, c'è il link al PHP Day 2023.
eventbrite.it, sapete che è un vantaggio non indifferente acquistare i very early bird in termini di risparmio, anzi consiglio a tutti, anche io ero così, anzi sono così, cerco sempre di accalappiarmi il biglietto il prima possibile, forse anche perché sono un po' tirchio. E niente, il 18-19 maggio 2023 c'è ovviamente la conferenza italiana internazionale, perché comunque bene o male ci sono ospiti da tutto il mondo. Anche quest'anno al PHP Day del 2022 c'erano veramente, oltre a fior fior di talk, anche fior fior di ospiti. Avevamo sia il Freak, a proposito di Lara, avevamo Freak di Spazi, avevamo anche Nuno Maduro che hanno tenuto due talk al PHP Day. Quindi per chiunque fosse interessato, non solo ovviamente a partecipare alla conferenza come spettatore, ma anche a partecipare alla conferenza come speaker, qui avete tutti i riferimenti per inviare la vostra call for paper e per acquistare i biglietti. Basta, e passiamo alla parte di shop, che qui non mi ricordo esattamente Okay. cosa dovevo dire, quindi Albin, fai tu. Sì, passo io Visto che adesso. la parte di merchandising è tutta tua. Ok, io sono il merchandiser del gruppo. E niente, volevo ricordare a tutti quanti che è ancora disponibile sullo shop del GRUSP AIDA, che è la elefantina, elefantino, non lo so, siamo inclusivi, quindi è tutti e due. Ermafrodita, e potete supportare il GRUSP andando a acquistare AIDA, che è anche molto carina. E inoltre, da quest'anno, altra novità per il Laravel Day 2022, avremo uno store di merchandising, regia. Ok, Vado avanti. e quindi La anche in super questo caso, fashion. per supportare il GRUSP, possiamo andare a acquistare dei gadget relativi al Laravel Day, quindi tutti brandizzati. Si spazia da magliette a felpe a oggetti come potrebbero essere tazze, borracce, cappelli, c'è tutto di più per tutte le età, quindi anche da bambino, donna, uomo, tutto quello che si vuole. E ovviamente posso darvi il mio consiglio, visto che ho già acquistato, eccolo qua. E le taglie, secondo me, sono leggermente un po' più larghe di quello che uno si aspetta, ma non tanto. Quindi questa qua è una L, per dire. E il boccale è molto fatto molto, molto bene, insomma. Molto fatto. È quello tedesco, è molto, molto carino. Quindi in una settimana circa vi arriva la roba. Quindi se volete prenderla prima di andare all'Laravel Day, quindi tra un mese, è ormai l'ora di acquistare. Aggiungerò il link al sito della Laravel Day stasera dopo la diretta, che vado a sostituire il link della diretta del Preparty, e poi potete acquistare questi gadget. Sì, che adesso qui abbiamo passato solamente uno scorcio, però in verità c'è un po' di tutto: magliette, cappellini, Sì. spille. Abbiamo cercato di essere il più completo possibile nell'offerta in termini di tagli, in termini di colori, uomo, donna, c'è di tutto. Quindi sarebbe anche molto bello, dopo tutto, arrivare al giorno della conferenza, che tutti quelli che hanno partecipato anche oggi al pre-party siano tutti a tema e ci ritroviamo, facciamo un bel evento anche il 17. Ok, ripassiamo la palla a EPAC. Ok, adesso passiamo a vedere un po' i talk e le persone che porteranno questi talk. Abbiamo il piacere di avere con noi direttamente Filippo e iniziamo direttamente con Filippo. Quindi Allora, mi Filippo, passo anche alla mia slide. grazie di essere venuto questa sera, Filippo. Ah, non c'è di che, come potete vedere non c'avevo nulla da fare, quindi. Beh, Filippo, tu ci porti un argomento veramente molto interessante. Si sente sempre parlare di microservizi, ma secondo me tu porti il cardine, cioè quello che li coordina, che dice chi fa che cosa, perché fare microservizio forse è la parte più semplice. Dopo bisogna coordinarli e farli parlare insieme. Quindi, secondo me, il tuo talk è veramente molto interessante. E anche se ovviamente
detto da me forse sono un po' credibile, però venite a vederlo per credere. Lascio un po' la parola a te e parlacene un po'. Sì, allora, fondamentalmente sarà tutto a livello di case study, quindi cercherò di portare tutta la parte di risultato finale più ad alto livello, quindi dal punto di vista dell'architettura, della comunicazione, ma entrando nel dettaglio, lì sì, andremo a vedere anche il codice. Fondamentalmente per metterci in ascolto dei messaggi che arrivano da Kafka, abbiamo creato un package per ora interno, per il semplice fatto che è molto early bird anche quello, nel senso che lo abbiamo finito di sviluppare praticamente 3 settimane fa nella sua totalità, ed è in grado sia di pubblicare tramite un'estensione di PHP, l'estensione R di Kafka, i messaggi direttamente su questo servizio, e abbiamo creato un worker. Sempre all'interno del package c'è tutto il sistema di worker, quindi funziona praticamente alla stessa identica maniera del famoso comando PHP artisan qwork, solo che anziché della connessione alla coda ci sono i broker di Apache, di Apache Kafka, e al posto del nome della coda viene passato il topic in cui rimanere in ascolto. Detta così, abbiamo fondamentalmente cercato di fare il pacchetto completo non solo per noi internamente, ma proprio perché sappiamo, ho visto, io sai che bene o male cerco sempre anche negli altri talk di andare a caccia di tutto quello che è nicchia, di tutto quello che tutti vorrebbero sapere, ma oddio, no, questo è un nostro segreto aziendale di come abbiamo collegato Kafka. Ecco, a me queste cose qua mi piace sbugiardarle, perché in verità di complesso e di segreto aziendale non c'è assolutissimamente nulla. È qualcosa che può essere, ok, non dire alla portata di tutti forse è un po' esagerato, però sicuramente con un team anche minimo si riesce ad ottenere dei buoni risultati. Minimo intendo 2 o 3 persone, si riesce a ottenere un buon risultato con un'architettura microservizi, e il mio talk verge proprio su questo, cioè mostrare come abbiamo fatto noi, perché è sempre lo stesso motivo. Insomma, o prendi qualcuno, lo butti in piscina e dici, boh, adesso impara a nuotare, oppure cerchi di informarti, cerchi di passare delle nozioni, ma che non devono essere per forza la verità assoluta. Questa è la nostra verità, questo è come abbiamo fatto noi una Kafkata. Ma chiunque può fare una cafcata, detta così. Noi portiamo il nostro case study. Se ti raccontassi le cascate che ho fatto io. Anche Qualcuno ottimo. la sa so già. Grazie Bene, bene. Grazie. Se vogliamo proseguire con la prossima. Allora, Brian Ferracuti, che non è potuto essere presente oggi, questa sera, ci parlerà delle code e quale driver scegliere. Ha fatto una disamina, diciamo, di tutti i driver possibili e delle varie prestazioni, vantaggi, svantaggi. Questo è quello che, insomma, il riassunto del suo talk. Chiedo alla regia di mandare il suo video. Salve a tutti. Ops. Rotta la regia. Salve a tutti, il mio nome è Brian Ferracuti e durante la mia presentazione affronteremo l'argomento delle code in Laravel. Prima di tutto capiremo come funzionano e i vantaggi che il loro utilizzo comporta, come un minor carico sui server e la possibilità di eseguire operazioni in maniera sincrona. Poi ci focalizzeremo sui driver messi a disposizione da Laravel stesso. Tra questi analizzeremo in particolare Redis, Amazon SQS e la gestione tramite database. Di queste opzioni approfondiremo vantaggi e svantaggi e porteremo alcuni esempi di come ognuno di essi possa adattarsi a diversi casi d'uso. Grazie per l'attenzione e ci vediamo il 17 novembre. Bene, purtroppo non posso farti le domande, anche questo è un bel argomento interessante. Dovremmo avere in collegamento tra poco Christian Anastasi per il Sta suo. arrivando, tanto Sta introduci. arrivando. Eccolo qua. Eccolo.
Ta-da! Ciao, ciao Cristian. Ciao. Tanto ti ringrazio per essere riuscito a collegarti nonostante la posizione precaria, che eri già fuori, con altri impegni. Io ti ringrazio molto per essere presente. Grazie a Cristian, voi. già dagli albori dei Laravel Day era presente, mi ricordo tuo talk sul sostituto che fece anche un po' di scalpore, il tuo talk su, correggimi se mi sbaglio, ma sostituire Eloquent con Doctrine, Sì. ricordo la discussione, è molto interessante, e quest'anno ci porti una bella tematica, cioè quella di poter fare con Laravel qualcosa di enterprise, diciamo, no? Quindi qualcosa di grosso, perché Laravel è sempre visto come qualcosa di piccolo, Sì. qualcuno dice in maniera più o meno cattiva che è il nuovo WordPress, no? Per programmatori, Esatto. e cerchiamo un po' di sfatarlo, anche se detto tra di noi non è proprio brutta come definizione. Comunque WordPress, per quanto sia stato bistrattato e programmato male, comunque ha fatto tanto mercato. Sì, Ti lascio sì, la sì, parola. sì, sì. Sì, diciamo che cerco di portare un po' l'esperienza fatta in questi ultimi 3 anni. Io da 3 anni che mi occupo in particolare di un codice legacy, cioè un progetto legacy che è in piedi da qualcosa come 11 anni, quindi ho avuto modo di vedere quello che può diventare un progetto PHP. E appunto il mio lavoro in questi 3 anni è stato quello di trovare un modo per diciamo, ridurre il debito tecnico, di migliorarlo e quindi alla fine il concetto dietro questo talk è quello di se sappiamo prima come fare, evitiamo di arrivare a livelli in cui il debito tecnico è troppo alto e quindi il concetto è un po' questo, quello di cercare di usare Laravel in maniera ottimale proprio per riuscire a costruire un progetto che può durare negli anni, che diciamo che Laravel e PHP è perfettamente in grado di gestire questo tipo di progetti. Quindi è un po' questo. Sarà un talk molto. Cioè, purtroppo il tempo è poco, però cercherò di fare un po' un percorso dove pezzettino per pezzettino farò capire perché è importante usare un approccio rispetto a un altro, applicando appunto dei pattern che possono essere molto utili. Per evitare problemi dopo. Quindi questo è un po' l'idea. Grazie, grazie Cristian. Grazie. Bene, allora ci vediamo il 17 live. Non vedo l'ora di vederlo, sto talk qua. Sarà Sì, sicuramente anche io. molto interessante. Bene, bene, dai, così ci fa anche una chiacchiera e si beve qualcosa. Per me è un alcolico. Assolutamente. Okay. Come stai già facendo stasera? Eh Non sì. stai credibile, non stai credibile. lo so, infatti sentivo oggi un articolo di una persona che dicevano che i pirati non si fidavano di quelli che non bevevano, pensavano stessero tramando qualcosa. Effettivamente, purtroppo effettivamente. sì, me lo rinfacciano in tanti, poi qua in Veneto è particolarmente difficile. Già. Bene, E ragazzi. poi. Ma ti vogliamo bene lo stesso. E poi scusa, Beh. a Verona, quando andremo appunto non beverai niente. Sembra difficile. Beh, ti posso garantire che invece sono molto bravo. L'unico alcolici che riesce a farmi bere è quando fanno, non so, il brasato con il vino rosso, ecco, lì Però, riesce a prendermi, ma di più no. Molto bene. Dai, ciao a tutti, vi saluto. Buona Grazie, serata, grazie grazie. di essere stato con noi. Buon party, tu non sei più in pre, sei già in Io già party, in quindi buon after sì, party. sì, sì. Sì, diciamo che in questo periodo di pandemia, quando la possibilità di vedere il team, che ormai siamo tutti in remoto, vedere il team offline è veramente una bella cosa, quindi tutto qua. Va bene, ciao a tutti ragazzi. Buona serata, grazie. Ciao! Ciao. Ok, anche Bravo. Roberto è in differita, anche lui porta un bel talk sulla Laravel OCTAN. Sapete che è stato lanciato credo da ormai un annetto, credo, forse qualcosina di più. Un argomento molto caldo, meno di nicchia di quello che si pensa, perché le prestazioni con PHP noi tendiamo sempre un po' a snobbarle, però in realtà sono estremamente importanti, soprattutto con grossi volumi. Chiedo alla regia di mandare il contributo di Roberto in diretta. Avevo un impegno lavorativo, come vedete dal video. Sì.
Questa regia ci vuole un po' di tempo. Basta, cioè... E in preparti anche la regia. Aiutiamo un po'. Girate la mano. Ciao a tutti, sono Roberto, direttamente dal Madagascar, dove esiste un detto che è mora mora, che significa piano piano. È una buona filosofia di vita. Ma noi il 17 novembre andremo a vedere insieme come realizzare un'applicazione Laravel che sia veloce, che abbia un response time molto basso tramite Laravel Octane. Vedremo insieme un po' di live coding, come approcciare, come iniziare a implementare applicazioni di questo tipo con questo strumento, ma soprattutto andremo a esplorare il perché utilizzare uno strumento come Laravel Octane. Poi vedremo anche qualche strumento di contorno che ci può aiutare nell'andare a implementare applicazioni che siano veloci. Ciao. Rieccoci. Bene. La prossima volta il pre-party lo facciamo con lui in Madagascar. Sì, ci piacerebbe. Smart working all'ennesima potenza. Mai stato? Mi dicono che sia molto bellino. Io andrò di vicino al posto di venire alla Laravel Day. Ah, sì, è vero. Dov'è che vai tu? Alle Maldive, no? Jesolo. Mauritius. Mauritius. E purtroppo ti ho la tocca saltare. Milano Marittima. Beh, puoi collegarti magari, non so che ore sono, che ore saranno là. Sono 3 ore avanti, mi pare. Presto. Bene, andiamo avanti. Adesso abbiamo Gabriele. Benissimo, Gabriele parla anche lui, dovremmo averlo presente. Yes, benissimo. Eccomi qua. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Di conoscerti, ci siamo visti i minuti prima dell'inizio, ci conosceremo meglio di persona a Verona. Sì, anche perché è il mio primo talk, quindi... Ah, che è il primo talk in assoluto? E fai no, esercitazioni intanto. In assoluto no, però alla Laravel Day sì. Alla Laravel Day, ok. Ok, tu ci parli di Laravel Passport, Yes. Ti lascio la parola, raccontaci un po' di cosa ci porterai. Allora, prima di tutto mi presento, mi chiamo Gabriele Cavigiolo e lavoro in sinestesia. Sono un back-end developer e progetto architetture e soluzioni anche basate su Laravel. E il talk l'ho incentrato su un package di Laravel che mi è piaciuto tantissimo. Io come sviluppatore su Laravel dedicato, devo essere sincero, ci lavoro da un paio d'anni, 2 anni e mezzo, però è stato un fall in love subito istantaneo, soprattutto con Passport, che secondo me è uno dei package più fighi che si possano trovare per chi deve gestire situazioni di accreditamento, quindi di autenticazione, basate su OAuth 2. Molti introdurrò anche una parte di, come posso dire, di introduzione piccola a OAuth 2, perché è un protocollo abbastanza interessante, è una bestia nera sempre per chi lo affronta, soprattutto in cloud, e noi siamo riusciti con nel nostro case studies a realizzare un sistema di ingresso, sostanzialmente, quindi di autenticazione, basato su Laravel e Passport, che però veniva utilizzato ovviamente con il token anche da tutti gli altri servizi, non solo Laravel. Avevamo dei microservizi fatti, come ho scritto, in Lumen, una parte in Python, una parte in JavaSpring, perché portavamo diverse tecnologie all'interno di questa infrastruttura cloud, ma diciamo che il punto di accesso, il punto di ingresso era unico ed era Laravel in accoppiata con Passport. Quindi secondo me siamo riusciti a realizzare, è un pochettino quello che fanno altri software conosciuti come Keycloak, piuttosto che la Cognito Identity su AWS. Noi abbiamo scelto questa soluzione qua, che era un po' più custom, che rispondeva un po' più alle nostre esigenze, quindi mi riaggancio a quello che ha detto il Gala. Mi riaggancio a quello che ha detto il Gala. Niente può dire meno che, nel senso che abbiamo scelto di fare le cose in una maniera perché ci siamo tuffati nella piscina e abbiamo provato. Tra l'altro, sarà interessantissimo il tuo talk rispetto a una need che abbiamo, no? Che abbiamo avuto noi e di cui parlerò al talk, che è quella delle blacklist dei token.
perché ovviamente abbiamo dovuto risolvere diversi problemi, non voglio non voglio anticipare troppo, però uno dei problemi che avevamo era appunto la blacklist dei token e abbiamo scelto un sistema di notifica e quindi molto, molto diciamo affine al talk del Gala, e secondo me questo ci ha portato a avere un prodotto basato comunque su una tecnologia che devo dire ci è piaciuta subito, è stata di facile implementazione, ma se vai un po' deep dive diventa anche abbastanza complessa e molto customizzabile, quindi ci è piaciuto tantissimo e volevo condividere con voi questa esperienza. Bello. Sì. Anche bello il fatto che vi, come si dice, si incastrino anche un po', come un po' raccontare una storia da un secondo me sì. Bello. Guarda, trovo che si incastri anche con quello che diceva Christian prima, cioè sì. Alla faccia di tutti quelli che dicono che Laravel non è un framework serio, in generale che PHP non è un linguaggio serio, in particolare Carlo, so che mi stai seguendo, è serissimo. No. E invece ogni volta mi dice che non è un linguaggio serio PHP. Invece quello che abbiamo riscontrato noi è che veramente con Laravel abbiamo trovato un acceleratore di codice pazzesco, che però ci permette di andare veramente a volte a sceglierci anche la virgola, quindi non essere troppo incatenati. Dal mio punto di vista anche riscontrato, perché ovviamente utilizziamo architetture orchestrate, quindi su container, anche come consumo delle risorse e velocità, nonostante comunque sappiamo che PHP non lo possiamo utilizzare proprio come andrebbe utilizzato il container sul singolo processo, ma dobbiamo un attimino aggiustarsi col systemd, però insomma siamo riusciti ad arrivare secondo me a un ottimo prodotto, molto performante, soprattutto molto performante dal punto di vista delle risorse e dal punto di vista della scalabilità. È chiaro che come abbiamo dovuto affrontare un po' di sfide che però ci hanno motivato molto, e soprattutto devo essere sincero, io devo dirlo, molti non sono d'accordo con me, ma secondo me la documentazione di Laravel è una delle più belle che ho trovato a livello di framework, è molto curata e aggiungo anche i commenti dentro il codice sì, esatto, anche quelli sono molto divertenti. Però diciamo che quest'idea che portava Alberto di, come posso dire, partecipare alla community, la abbraccio totalmente, la voglio sostenere. Grazie. Perché ho visto che la risposta comunque della community, del canale Slack e quant'altro è molto importante, e quindi secondo me è un valore aggiunto non banale all'interno di una tecnologia, perché comunque ricordiamoci sempre che la tecnologia la facciamo noi, la tecnologia la fa la community. È chiaro che, come diceva giustamente Berto, non ci teniamo in saccoccina il segreto di Fatima, ma siamo qui per condividere, siamo qui per portare la nostra esperienza, siamo qui per foraggiare le menti che vogliono imparare, che vogliono avere un confronto con la nostra esperienza. Sì, certo. Anche perché storicamente condividere è sempre meglio che tenersi segreti, anche perché condividendo si migliorano le cose. Assolutamente. È per quello che stiamo condividendo questo pre-party con tutti, così miglioriamo il Laravel Day. Ma assolutamente, io sono felicissimo di aver potuto fare almeno una pre-presentazione, così almeno ho spaccato un po' il ghiaccio, e poi vedremo, non vedo l'ora veramente di venire a presentare, anche se quando ho visto la lineup mi sono detto, cavolo però, cioè io arrivo lì un po' tipo, alzo la mano. Non ti preoccupare. Tranquillo, ci sono io che abbasso la media. Poi dopo continuiamo a spaccare il ghiaccio per fare il mojito, quindi non ti preoccupare, sarà assolutamente d'aiuto il tuo contributo. Sava Sandir. Grazie mille, veramente vi ringrazio per questa opportunità. Grazie. Grazie ancora. Grazie a voi. Mutato. Proprio transegato. Va bene, passiamo al prossimo. Sì. Allora, chiamiamo regia, ci puoi portare? Francesco Liuzzi. Eccolo, ciao. Ciao a tutte e tutti. Piacere di conoscerti intanto. Piacere mio di conoscere. So che non è semplice, poi l'orario un po' dipende anche un po' dalle proprie abitudini. Sì. Allora, tu ci parlerai. Bell'argomento.
delle lambda di AWS, from zero to hero, e ovviamente sì. Lara. Raccontaci. Esattamente. Allora, innanzitutto sono Francesco, appunto, e sono del sud Italia, di Locorotondo in particolare, provincia di Bari. Lavoro come Chief Architect in Cydia Group. Ho iniziato come sviluppatore back-end, in particolare su Laravel, circa 6-7 anni fa ormai, e nel tempo sono evoluto, no, a un altro tipo di figura, architect appunto. Mi sono appassionato del mondo AWS, in realtà anche del mondo GCP, però proprio ultimamente ho conseguito la mia prima certificazione AWS. Quindi che cosa ho fatto? Ho provato a unire un po' i due mondi e in particolare in diversi progetti in azienda ho avuto la fortuna di poter mettere, come dire, queste mie competenze all'opera. In particolare per la creazione di diverse MVP. MVP che appunto partono da un progetto Laravel che era quello più facile da sviluppare, soprattutto in locale, soprattutto con le competenze che in azienda erano già maturate. E poi la novità arriva nell'andarla a deployare in modalità totalmente serverless, quindi senza container, senza istanze dedicate, insomma. E soprattutto, il principale beneficio, in modalità totalmente event-driven. Quindi di fatto non c'è nulla, a parte il database in realtà, di totalmente persistente che vive, che genera costi soprattutto, anche se l'intero sistema è sempre up and running, insomma. Quindi se nessuno lo utilizza, non genera costi, il cliente, visto che lavoro per una società di consulenza, è felice, insomma, da questo punto di vista. E allo stesso tempo, però, quando si genera un carico improvviso o semplicemente stiamo lavorando con un'applicazione che magari viene utilizzata soltanto in determinate fasce orarie del giorno, è sempre pronta a rispondere a carichi del tutto inaspettati, insomma. Questo è stato, diciamo, il principale beneficio dell'andare a deployare Laravel all'interno di Lambda e soprattutto andando a utilizzare tutti i servizi gestiti di AWS, quindi parliamo di code gestite, ovviamente delle Lambda, quindi l'ambiente di esecuzione del codice effettivamente gestito, le pieghe che on top, ma anche l'identity management system, quindi prima è stato citato Passport, però effettivamente poter non governare se non è necessario farlo, attenzione, dal punto di vista capillare, tutte quelle logiche di autenticazione, abbiamo trovato un forte vantaggio in questo, soprattutto perché in un caso d'uso era necessario andare a implementare un API gateway puro, quindi che esponesse delle API senza un vero front-end, e quindi Cognito in questo è stato davvero molto efficace, insomma. Benissimo, benissimo. Mi fa molto piacere, io ti ringrazio molto di esserti collegato, di averci raccontato un po'. Siamo curiosi anche per te di vedere cosa ci racconterai il 17 e ci vediamo in presenza. Non vedo l'ora. Anche per me è la mia prima volta, almeno da speaker alla Laravel Day. Ho partecipato qualche anno fa, prima del Covid, insomma, in qualità di, come dire, di editore, insomma, ed è stato un piacere ascoltarvi. Quindi grazie. Nel 2019 è stato bello vedersi. Sì, 2019 invece è stata la mia prima volta alla Laravel Day come speaker. Ah. Ci conosceremo allora. Sì. Il fatto di vedere facce nuove è sempre molto incoraggiante per il framework e per la community, insomma. E anzi, qui aggiungerei anche un piccolo grazie, so che non c'entra molto con quello di cui stiamo parlando, ma un piccolo grazie al GRUSP, perché noi tre ci siamo battuti, perché all'inizio, inizialmente questa edizione voi non sapete, ma doveva essere solamente online, ci siamo battuti per portarla in presenza perché ci crediamo molto, e quando vediamo talk di questo genere e anche la possibilità di ritrovarci in presenza e poter scambiare quattro chiacchiere, mettere insieme tutta quella che è la nostra conoscenza, ma anche quella che è la conoscenza di tutti i partecipanti al Laravel Day, per noi è una cosa importantissima, fondamentale, quindi che si è alla prima esperienza o che si è già da tempo nel settore, è assolutamente sì, è una cosa sicuramente molto bella. Andare in presenza fa tutta la differenza del mondo, io l'ho visto perché ho fatto la prima conferenza in presenza quest'anno al PHP Day e ho capito che sì, rispetto a che fare online, arrivare in presenza ti dà proprio una valanga di risvolti positivi, oltre alla concentrazione, ma anche al parlare con le altre persone, incontrare persone nuove,
al caffè, ai vari break, è molto, molto, molto inclusiva. Motivante. Aggiungo anche che secondo me ti tempesteranno di domande, Francesco, perché qui siamo in un argomento che quasi va a toccare la parte DevOps, che è sempre un piccolo grande mistero del chi è un DevOps, cosa fa un DevOps, quindi sono molto curioso anche io di sentire questo talk. Quindi farei qualche domanda anche a te, Gaia. Assolutamente sì, anche se al momento non noi in azienda utilizziamo sia AWS, ma per ora non l'abbiamo ancora mai provato con Laravel, quindi magari questo qua potrebbe essere, sai, la spinta che dice ok, proviamo a metterci dentro. Esatto. Cioè, sì, volentieri. La carta al fuoco, che mi sa che dovremmo fare anche un post party per le domande che avanzano a Laravel. After party. Ci divertiamo, insomma. Ah sì. Benissimo, grazie ancora. Allora, e ci grazie vediamo. A voi, ragazzi. Sai? Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Next one, prego, venghino, signori, venghino. Ci colleghiamo con Marco in sabato. Dovrebbe essere live, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. No, secondo me, non sbagli, adesso dovrebbe arrivare. Anche perché se non sbaglio, poco prima dell'inizio della diretta, mi pareva di averlo visto. Sì. Non c'è. Allora, vai Epac. Lui ci implementerà. Io avevo delle domande da fargli, più che cose da dire, a dire la verità, però. Però comunque ci parlerà di ricerca in linguaggio naturale, molto legato al discorso di Scout. Adesso lo tagliamo in chat, vediamo se riusciamo a reperirlo. Andare avanti, però, con. Andiamo, al massimo torniamo indietro, dici? Dai, facciamo che andiamo avanti, poi sì, andiamo avanti, caso torniamo indietro. Cosa mai lo recuperiamo? Eccoci. Ciao Carlo, grazie intanto di essere qua, di partecipare a questo pre-party. Ciao, buonasera. E Carlo ci parlerà di User Account Provisioning. Sì. Parlaci un po'. Allora sì, il 17 vi presenterò un progetto di integrazione di un'applicazione Laravel in un ambiente di autenticazione federata. E credo sarà interessante perché l'applicazione Laravel svolgerà un duplice ruolo. Sarà un client per il sistema di autenticazione federata, ma sarà anche la fonte dati per l'IDP, nello specifico l'IDP sarà un IDP SimpleSum PHP. E i due sistemi parleranno attraverso dell'API Laravel, per cui Laravel è, come dire, convaliderà le password per conto dell'IDP e fornirà i dati anagrafici con i quali si creerà la scheda utente che l'IDP poi fornirà a tutte le altre applicazioni federate. È un progetto su cui ho lavorato, le insidie sono state tante, detto io non voglio anticiparvele, ma ci sarà qualcosa, diciamo, di interessante da vedere, in particolare per il rate limit nativo degli endpoint Laravel. Bene. Tu è la prima volta che partecipi a Laravel Day, come... È la prima volta, sì, è la prima volta. Sì, sono abbastanza emozionato, diciamo, per questa partecipazione, ma sì, questo pre-party ci aiuta intanto a conoscerci, sì, un po' a rompere il ghiaccio, sì, è vero. Mi fa molto piacere. Bene, quindi vedremo anche questa parte qua di autenticazione molto interessante da parte tua. Non vedo l'ora che inizi. Manca ormai, 35 giorni circa? Esatto. Almeno. Siamo. Forse 36, perché ottobre ne ha 31. Comunque, grazie di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie per i contenuti. E vediamoci presto. Insomma, grazie. E anche dentro la community, quindi su Slack. Certo. Questo rimane sempre l'invito aperto a tutti quanti. Ok. Bene, io credo che siamo arrivati al... Siamo arrivati alla fine. Certo, che ci metterà alla prova. Ok. Quindi io non parteciperò facendo finta di sapere tutto. Il talk di Marco lo lasciamo in sospeso. Diciamo. Ah, perdona. Non mi pare che sia riuscito a collegarsi, se non sbaglio. No. Guardando che no, mi sa di no.
No, niente, allora diamogli semplicemente la presentazione. Eccola qua. Sì, beh, possiamo dire che lui è già insegnante presso Aulab, quindi sicuramente una persona di spessore, quindi il suo talk sarà interessantissimo, che parla della ricerca, sempre un ambito molto critico, soprattutto con il linguaggio naturale. Sì, sì. Non solo, anche il package Laravel Scout, cioè io l'ho sempre trovato un package con cui si può fare di tutto di più, ma non sempre semplice da implementare, non sempre semplice da gestire, anzi, per dire, più delle volte quando c'era da fare ricerca con linguaggio naturale, cioè direttamente lasciavo la palla a qualcun altro, ad esperti di Elastic piuttosto che Algolia e via dicendo, perché non, queste cose qua io sono sincero ne so molto poco e sono molto curioso di cosa può saltare fuori, proprio perché Laravel Scout è uno dei package che meno ho approfondito in tutta la mia carriera Laravel. Ricordo, ci rivediamo giovedì 17 novembre al Laravel Day. Ringraziamo la nostra regia che ha anche un nome, e questo nome è Michela, quindi grazie mille del supporto per questa serata e per tutto quello che è la gestione del backstage. Grazie mille ai miei fedelissimi compagni Epac e Alberto, è stato un featuring, mi sono divertito un sacco in questo featuring. E basta, vi lascio per i saluti finali, lascio a voi, dato che siete a tutti gli effetti, effettivamente siete voi gli host della serata. Beh, io vi saluto. Un abbraccione a tutti. Sì. Non potrò esserci all'Aravel Day perché sono in vacanza, quindi mi dispiace molto, moltissimo, anzi, però, cioè, in realtà sì, mi dispiace, però sta bene anche in vacanza. È lo stesso dispiacere. Ci seguirò in differita o non so se riesco in diretta. E grazie a tutti i presenti, siamo ancora in pochi, però stiamo ripartendo, dai. Quindi speriamo di riproporre questo evento e sicuramente con la community faremo altre serate, quindi cerchiamo di essere presenti nella community e che cercheremo di organizzare qualcos'altro nei prossimi settimane / mesi, quindi state stay tuned. Bene, ciao a tutti ragazzi. Un abbraccione a tutti e a tutte. Grazie. Ah, giusto. Ciao a tutte. Ciao. A tutti.